Your attention, please. Your attention, please. Attention, please. And now the moment we've been waiting for. Ciao a tutti e bentrovati a questa ottava puntata di Open Horizon Study Abroad, il programma sull'internazionalizzazione. Siamo, come detto, ormai all'ottava puntata, abbiamo visto quasi tutte le categorie di opportunità che offre il Politecnico. Siamo andati un po' a scalare, diciamo, verso i top della gamma e oggi, infatti, abbiamo una categoria che sono i progetti speciali. Abbiamo infatti Andrea, che ha fatto il top UIC, e Utman, che è andato in Cina a fare il Politong. Sono due programmi abbastanza particolari e avremo tantissimo da sapere. Ci sono tante cose sia burocratiche che carine sulla vita, diciamo, dall'altra parte del mondo, che comunque Cina e America sono due posti completamente diversi, ma hanno qualcosa in comune, ovvero l'esperienza da studente che vi ha portato fuori. Volevamo anche mandare un attimo un saluto alla nostra regia, abbiamo Federico e Simone. E allora abbiamo appunto anticipato prima che quest'oggi abbiamo due progetti diversi. Allora parliamo magari prima con Andrea, che ci spiega un attimino perché ha scelto questo tipo di progetto e che cos'è. Ciao, allora io sono Andrea, sono all'ultimo anno della laurea magistrale in ingegneria energetica e nucleare e come indirizzo tecnologie e applicazioni nucleari. Come avete giustamente detto, faccio parte del progetto 2PIC, che prevede la possibilità di fare un semestre o un anno intero in America, a Chicago, all'University of Illinois, che è una delle più grandi università statali dell'Illinois, appunto. Da cui prende il nome il progetto UIC. Esattamente. Ed è un progetto aperto per gli studenti di ingegneria energetica e meccanica da un lato e per gli studenti di ICT dall'altro, nell'altro filone, che permette appunto, in particolare per noi studenti di energetica, considerando che la laurea, il corso di studi che si segue là in ingegneria meccanica, ha permesso a tutti noi di allargare i nostri orizzonti e quindi sia per quanto riguarda l'apprendimento dell'inglese, quindi tutti i vantaggi che studiare che sono portati dallo studiare all'estero si aggiungono appunto a studiare in un campo di studi completamente diverso da quello che faremmo qua e che ci ha dato la possibilità di specializzarsi in settori che non avremmo mai visto se fossimo stati che qua. Magari il Politecnico non offre o... che offre però in corsi di studi specifici diversi, che esatto. Quindi noi non avremmo mai toccato. E hai detto che sei la magistrale, questo è un progetto che si può fare solo nella magistrale? Esattamente, è un progetto che prevede il primo anno della magistrale fatto qui al Politecnico con alcuni esami che vengono registrati anche all'UIC, mentre invece il secondo anno, il primo semestre è obbligatoriamente fatto a Chicago con gli esami che vengono registrati anche al Politecnico, mentre per l'ultimo semestre che è dedicato alla tesi si può scegliere se farlo là o se farlo qua. Quindi diciamo che si potrebbe anche risparmiare un semestre, in quanto hai detto che l'ultimo semestre non ci sono esami. Esattamente. È solo riguardante la tesi, che però immagino sia bella corposa. Se... Sì, nel mio caso specifico la tesi normalmente sarebbe da 16 crediti, esatto. Però considerando che è stata fatta là è stata portata a 30 crediti e infatti io ho deciso di tornare ed è da gennaio che sto lavorando alla tesi qua, quindi comunque è una tesi che è più lunga di quella che si farebbe magari normalmente. Ecco, e tu sei tornato, hai detto, per fare la tesi, e la discussione verrà fatta qua al Politecnico? La discussione si fa in entrambi i posti, l'iter normale è discutere prima Chicago e poi qua. Nel mio caso particolare, dato che non sarei riuscito a terminare la tesi per maggio, ho deciso di laurearmi prima qua a luglio e poi tornare là per discutere la tesi. E visto che si discute da tutte e due le parti, immagino che il titolo sia anche americano. Il titolo italiano è quello normale del Politecnico, esatto. Invece per noi, per il nostro filone, il titolo americano è il titolo in Master of Science in Mechanical Engineering e quindi è un titolo che è diverso ancora da quello che riceveremo qua. Che comunque è una sorta di doppia laurea. Non è doppia laurea, ricordiamo, però c'è un titolo sia in Italia che all'estero. Sì. Dopo aver sentito Andrea, proviamo un po' a capire in cosa consiste il Politong in Cina con l'esperienza di Utman. Io sono Utman Acquisti, sono al terzo anno della laurea triennale in elettronica, seguo il corso completamente in inglese. E l'anno scorso, il secondo anno, ho fatto l'intero anno universitario a Shanghai con il progetto Politong che mi permette di ottenere una doppia laurea sia in Italia che in Cina.
Ho trascorso questo anno regolare, diciamo, passando tutti gli esami necessari in Cina, in questo progetto in cui anche dall'altro lato i nostri compagni cinesi parteciperanno tornando con noi in Italia, come hanno fatto quest'anno, a trascorrere il terzo anno. Una sorta di scambio. Sì, uno scambio a tutti gli effetti. È un progetto aperto agli ingegneri dell'area elettronica, informatica, telecomunicazioni e anche per ingegneri meccanici, aspiranti ingegneri meccanici. È stata un'esperienza unica, irripetibile, ed è stata una vera e propria scoperta, un viaggio alla Marco Polo, diciamo. Beh, cioè... molto una sfida comunque partire dall'Italia, andare in Cina per un anno. Non so con quali preparativi, soprattutto dal punto di vista del bagaglio culturale, sai, cinese, la Cina in generale è un mondo completamente diverso. Sì, in effetti siamo partiti in 10 ragazzi dell'area elettronica, telecomunicazioni e informatica e altri 10 dell'area di meccanica e siamo partiti tutti con un bagaglio di curiosità e tanto da scoprire, anche un po' di timore, ma soprattutto voglia di vedere cosa c'è dall'altro lato. Uno dei motivi per cui ho partecipato e altri miei amici hanno fatto lo stesso è proprio per questo, per vedere la Cina com'è da dentro e non da come non si vede dalla televisione, dalla televisione e dai giornali. Ecco, sicuramente ce ne parlerai di questo perché è molto interessante. Volevo chiedervi un po' come ci si iscrive a questi progetti. Sappiamo che ci sono, esistono, sì. Però non c'è il regolare bando Erasmus come abbiamo visto prima. Certamente, c'è un bando che esce ogni anno verso metà anno, quindi tra gli esami un po' prima degli esami del primo semestre, comunque indicativa come data, in cui sono dettate tutte le regole per partecipare. Questo progetto ha la particolarità di richiedere la scelta di corso a scelta del primo anno, il corso da 6 crediti, il corso di cinese, perché richiede una preparazione minima per poter sopravvivere in un ambiente completamente diverso. Che non basta un mese per impararlo? No, non basta un mese per impararlo e forse neanche un anno, però l'infarinatura che viene data al Politecnico è quella necessaria almeno per arrivare dall'aeroporto fino all'università il primo giorno. È un corso a scelta che si fa, un corso a scelta diciamo obbligatorio per chi vuole partecipare e si fa al Politecnico con docenti che insegnano cinese ed è anche un ottimo modo per iniziare a formare un gruppo prima della partenza, il che è essenziale per avere un'esperienza sì, a 360 gradi. E invece per quanto riguarda il Top UAC? Per il Top UAC l'iscrizione è alla fine della laurea triennale ed è necessario avere alcuni requisiti come la media voto durante la triennale, l'IELTS con un certo punteggio in inglese che è 7, quindi abbastanza alto diciamo, nulla di troppo facile ma sì, comunque è fattibile. E poi è necessario ricevere l'accettazione da parte dell'università americana, quindi il giudizio sull'accettazione o meno viene dato da parte dell'UIC. Se si viene accettati bisogna comunque durante il primo anno della specialistica rispettare alcuni criteri come la media voto alla magistrale e così via, iniziando a pagare le tasse comunque all'UIC, perché al primo anno di magistrale qua si risulta comunque essere iscritti anche all'università americana. Ecco, infatti questa era una cosa particolare rispetto ai progetti classici Erasmus. Il tuo progetto invece prevede il pagamento delle tasse sia in Italia che negli Stati Uniti. Esattamente, comunque con una convenzione particolare con l'università americana in cui le tasse, la rata non è la rata massima che viene applicata agli studenti americani, che è molto elevata, ma è circa la metà. Anche perché sappiamo che il sistema universitario americano comunque è privato di altissimo livello, ma a volte un po' proibitivo. Esattamente, e comunque anche nel pubblico, perché l'UAC è un'università statale, le rate sono non a livello delle università private, però sono comunque elevate per i nostri standard. E parleremo comunque delle borse di studio che vi sono arrivate, che è un altro argomento che tocca a tutti, diciamo. L'IELTS è 6,5 richiesto, non il 7, che è comunque alto, però... Fattibile. Comunque. Abbiamo comunque una testimonianza che si può fare. Più testimonianze, dato che non ero solo, fortunatamente. Esatto, più testimonianze.
A proposito di questo, più o meno quanti sono gli studenti che vanno all'anno? Allora, noi i percorsi sono divisi, quindi c'è il percorso in ingegneria meccanica, che eravamo, mi sembra, 14-15, e invece il percorso in ingegneria elettronica e informatica, che mi sembra fossero 7-8 l'anno quindi scorso. Quindi comunque un bel gruppo, diciamo che c'è una buona collaborazione tra gli studenti del Politecnico e l'università in Illinois. E mentre invece al Politong avevi detto prima che un requisito è di superare il primo anno con una certa soglia. Sì, bisogna prendere, cioè passare almeno 40 crediti di esami, e per ottenere poi la borsa di studio c'è una graduatoria a seconda del numero di studenti che hanno fatto il corso di cinese. Poi la graduatoria viene stilata in base al merito, viene calcolata in base a una media ponderata dei crediti, esami, esatto. Sì, e la borsa è una borsa abbastanza sostanziosa per la Cina, che copre una buona parte della permanenza, il viaggio e le prime spese che si fanno lì per adattarsi. Ecco, com'è il costo della vita in Cina? Che è una di quelle cose a cui sì, non ho mai pensato, sinceramente. Beh, la Cina bisogna dire che è un paese dalle dimensioni inimmaginabili rispetto a quelle dell'Italia, ovviamente. Quindi le differenze si notano molto a seconda dell'area. Shanghai forse noi, è una di quelle città sì, più... Sì, è un po' come vivere a Torino, in cui il costo della vita è un po' più alto. Però ovviamente anche a Shanghai, basta fare l'esempio di un pasto in mensa, noi costava un euro, quindi diciamo che ovviamente è più basso, e la valuta aiuta, perché un euro vale 7 yuan circa, a seconda del cambio, 7 della loro moneta, quindi yuan, che è il plurale di yen. No. Quello è il giapponese. E invece in America abbiamo detto che bisogna pagare entrambe le tasse, che però il Politecnico offre una borsa abbastanza sostanziosa. Sì, le borse in realtà sono due. Una è appunto per coprire in parte le tasse universitarie, che per l'anno scorso era di 6.500 euro come importo, e invece un'altra a sostegno della mobilità da 1.600 euro. E in più c'è una borsa particolare offerta dagli UIC, in cui per alcuni studenti le tasse vengono ridotte notevolmente, in particolare le tasse per il secondo anno. Diciamo che si riesce bene o male a coprire le spese universitarie con questi soldi. Sì, se non totalmente, comunque i costi vengono notevolmente abbattuti. Una buona parte. Poi ovviamente c'è le spese del volo, della permanenza, ma quelle... Si fanno anche per gli studenti fuori sede, spesso certo. Lo dicono. Si parla, sì, andare in Erasmus però costa, andare all'estero comunque costa. Però per uno studente fuori sede alla fine, contate che se mandate un figlio a Torino, a vivere a Torino, se invece va all'estero in un paese magari dove il costo della vita non è neanche più elevato che a Torino, e in più c'è una borsa di studio, alla fine ci si risparmia forse. Sì. Questa è una cosa che a volte bisogna sottolineare, perché gli studenti sono frenati. Sì, alla fine è come andare un po' più fuori sede, magari ad esempio la Cina, il costo della vita è più basso, quindi si bilancia un po' il costo del primo viaggio che si fa verso la Cina, e poi merita quel poco di spesa in più che viene fatta per andare fin laggiù, è proprio utile. Questo discorso sui visti, su com'è vista anche un po' l'immigrazione in America, quindi ci sono tanti controlli, tante cose da preparare. Sì, i due documenti principali sono un documento che attesti la possibilità economica di sostenere le spese una volta arrivati in America, e che viene richiesto dall'università e che viene poi girato all'ufficio immigrazione, e poi il classico visto americano per stare per una permanenza più lunga di quella di una normale vacanza, in cui è necessario compilare alcuni documenti online e poi andare in ambasciata a Milano, nel mio caso, in cui si fa un'intervista con un funzionario che chiede le motivazioni del soggiorno, e salvo particolari problemi nel giro di qualche settimana arriva poi il visto americano. Quindi diciamo è solo da spendere una giornata a Milano, che poi magari in estate non fa tanto piacere, però non è troppo difficile. Sì. E mentre invece per quanto riguarda la Cina? Ma per quanto riguarda la Cina, essendo ormai un progetto che va avanti da un po' di anni, gran parte della burocrazia si svolge all'interno del Politecnico, con i moduli da compilare, i documenti da compilare. Diciamo che l'unica cosa da fare all'esterno di importante è la richiesta del visto, con documenti che vengono
vengono trasmessi dall'università cinese, che accertano che noi stiamo andando in Cina per studiare presso la Tongji, e quindi bisogna andare a fare questo visto. Ma io, ad esempio, visto che ero più concentrato sulla sessione esami, ho affidato tutti i documenti a un'agenzia di viaggi che ha fatto tutto per me, e ho risparmiato un po' di tempo e mi sono concentrato di più sull'estate, me la sono goduta anche un po' più tranquilla. È una soluzione, sì, non esatto. Ci ho pensato sì, male. Sì, le agenzie possono farlo, vero? Sì, 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 sì. E, parlando proprio di università, vorrei sapere come vi siete trovati con un metodo di studio, immagino, completamente differente da quello italiano. Quindi cosa avete studiato? Vi siete trovati un po' negli argomenti, le lezioni con i professori americani, diciamo, come erano? Ma allora, come metodo di studio è completamente diverso dal nostro. Nel senso che gli esami vengono scelti dagli studenti, gli argomenti vengono affrontati anche da un punto di vista molto più pratico. Per esempio, ho fatto un esame di meccatronica in cui più di metà delle ore erano proprio in laboratorio, e c'è un rapporto probabilmente più stretto tra i professori e gli studenti, nel senso che comunque le classi anche un pochino più piccole aiutano ad avere un confronto maggiore col professore, un numero di domande più elevato per qualsiasi cosa, ci sono degli incontri apposta per chiarire i dubbi. È un carico di studi diverso, nel senso che non c'è l'esame finale gigante come abbiamo noi, ma ci sono degli esami parziali che ogni professore si gestisce in modo completamente autonomo. Ci sono degli assignment da presentare ogni settimana che vengono valutati, e quindi diciamo che si arriva quasi alla fine del corso avendo l'esame già fatto. Tutto. E difficilmente si arriva alla fine del corso e non si passa l'esame, proprio perché facendo parziali, facendo questi homework settimanali, il grosso dell'esame viene fatto proprio mentre si segue il corso. Questa è una cosa che abbiamo riscontrato spesso. È un metodo che usano anche in Nord Europa, anche sì, in altri posti. Esatto. Beh, ci sono i pro e i contro. Ovviamente qua magari si è un pochino più flessibile a gestirsi il tempo, là sì, è un pochino più facile. Hai delle scadenze esatto, settimanali, quindi sei più concentrato. Esatto. Stavamo parlando di come gli esami sono differenti negli Stati Uniti rispetto a che in Italia, e che sono esami molto più pratici, ed è una cosa che abbiamo riscontrato anche in altri paesi. E invece vuoi parlarci un attimino della Cina? Anche lì sono un pochino più pratici? Come sono? In Cina forse sono più simili, paradossalmente sono più simili agli esami italiani, nel senso che i corsi sono suddivisi in più parti, quindi ci sono più esami ma a intervalli di tempo più corti, quindi ci si può organizzare un po' il tempo in modo migliore, un po' come se ci fossero degli appelli intermedi, ma di veri e propri blocchi di contenuti. Esonio. Sì. Come a Unito, insomma. Sì. Anche lì, essendo elettronica, c'è un bel po' di teoria da fare. Io ho fatto elettronica, quindi parlo della mia esperienza. E quindi sì, abbiamo fatto un po' di progetti aggiuntivi da consegnare a scadenza settimanale anche noi, che concorrevano alla valutazione finale, che però veniva fatta sempre con un esame. E comunque è ormai una cosa consolidata, quindi anche se ci fosse bisogno di aiuto si può sempre chiedere ai ragazzi degli anni prima, e si può avere del supporto tecnico per capire un po' meglio come sono organizzati gli esami. E sta il fatto che sì, sono un po' più suddivisi, quindi si sente il carico un po' di meno, ma per più tempo, quindi non è come al Politecnico, che se uno non si organizza si trova a luglio che deve dare 6 esami e deve studiare tutto in 2 settimane. Vabbè, 4 appelli all'anno. Ma esami in cinese, corsi in cinese? No, fortunatamente no. Gli esami sono in inglese, ovviamente i professori sono cinesi, con l'eccezione di alcuni professori del Politecnico che a seconda degli anni vengono in trasferta in Cina per insegnare qualche corso particolare. Perché sì, non è il primo professore che sento: eh no, non ci sono, sono in Cina, ma posso venire a consulenza? Eh no, sono in Cina. Quelle sono scuse. Esatto. Probabilmente sono scuse o è la verità. Se sono del settore meccanica oppure elettronica, telecomunicazione, informatica. Sì, abbiamo, ad esempio, io l'anno scorso ho avuto un professore che è venuto a Shanghai a insegnarci dispositivi elettronici, e fa parte del progetto, quindi anche i professori hanno la loro mobilità.
Quindi a questo riguardo, se le classi sono in inglese, immagino che non ci siano molti ragazzi cinesi in classe, o sì? No, diciamo che ovviamente essendo molti, molti di più i cinesi, anche in questi progetti un po' particolari, l'affluenza non è poca, anzi. Diciamo che in media a seguire le lezioni eravamo 10, diciamo una dozzina di italiani e altrettanti, se non di più, ragazzi cinesi che seguivano insieme a noi. Magari loro facevano qualche corso in più, diverso dal nostro, però comunque abbiamo già avuto il tempo di conoscerci e frequentare insieme i corsi sia in Cina e poi anche in Italia, perché adesso sono i nostri compagni di corso. Bello. Quindi sì, c'è un'integrazione comunque. È difficile. Sì, però è difficile, perché la cultura cinese è proprio un'altra cultura, però sì, dopo quelli che si vogliono integrare si integrano certamente. Poi ovviamente non si può andare a cercare tutti per fare amicizia, però si formano delle belle amicizie che durano, sì. Sentiamo un po', ad esempio, come avete trovato casa, con chi avete vissuto in questi due ambienti così diversi. Ma io ho avuto un'avventura un po' particolare per trovare casa, nel senso che io sono partito il 20 di agosto e mi sono accorto solo il giorno prima della partenza che mi dovevo fermare 24 ore a Stoccolma e che quindi sarei arrivato il giorno dopo. Vabbè. E allora mentre ero a Stoccolma ho sentito un mio amico, perché io sono di Asti, c'era un altro ragazzo di Asti che faceva parte di questo progetto, che era già lì da qualche giorno, chiedendogli se per caso aveva già trovato qualche posto in cui andare, e lui mi aveva detto che hanno trovato una casa da 7 ma erano solo in 6. E allora una casa da 7 non l'avevo ancora sentita. E l'unico problema è che bisognava firmare il giorno stesso in cui arrivavo. Io arrivavo all'1:30 in aeroporto ed entro alle 3 bisognava firmare. Quindi sono sceso dall'aereo, ho passato tutti i controlli con la massima velocità possibile, ho preso la metropolitana. Ho sbagliato strada 2 o 3 volte perché non avevo idea di dove dovessi andare. E anche perché Chicago non è proprio piccolino, esatto. E sono riuscito ad arrivare alle 3:15 e quindi ho firmato il contratto, e dopo 2 giorni ci siamo spostati in questo appartamento nuovissimo a 10 minuti dall'università a piedi, e siamo sempre stati lì e in cui ci siamo trovati benissimo, un bellissimo quartiere a un quarto d'ora dal centro, e quindi proprio il massimo che si potesse desiderare. Tra italiani comunque? Sì, tutti italiani. Io ero l'unico di energetica, tutti gli altri erano di ingegneria meccanica. E comunque sia, immagino che Chicago sia talmente internazionale che non ci sia problemi a conoscere gente. No, assolutamente. Sia perché l'università incoraggia tantissimo gli incontri tra studenti con tantissimi progetti particolari, sia perché comunque tutte le attività sportive che facevamo le facevamo con studenti americani, quindi abbiamo legato molto con tantissimi studenti americani o messicani che studiavano in America, quindi da quel punto di vista lì, anche se eravamo 7 italiani, non è stata una limitazione. Un ecco, tutti abbiamo questo immaginario del college americano, l'American, esatto. Pie, che poi in realtà... Com'è veramente? Ma diciamo che college di quel tipo ne esistono pochi e sono famosissimi solo per le feste. La normalità è sono tanti studenti che vivono in appartamenti vicino all'università. È molto comune fare cene tutti insieme o feste, però le mega feste che si vedono nei film esistono solo in pochissimi posti. Forse college privati. Forse sì. Sono comunque posti, anche proprio dal punto di vista da come sono ideati, sono più da viverci 24 ore questi collegi americani, vero? Con questi viali magari. Sì, poi è tutto all'interno dell'università, per dire, esatto. Nell'università c'erano 5-6 posti per mangiare, c'era il bowling dentro l'università, c'era la palestra appena fuori dall'università con campi sportivi, palestra, piscina. Diventa appunto un po' un mondo a sé stante tra studenti. Esatto, uno esce tra virgolette dall'università solo quando vuole farsi fare un giro in centro, però altrimenti uno potrebbe vivere tra il campus e la propria casa, la palestra, vivendo pisci. Comunque benissimo, perché c'è davvero tutto quello che uno vuole, può desiderare. Parlaci un po' di Chicago, che alla fine è una delle grandi metropoli americane, però non ne conosciamo tanto, a parte Chicago Bulls. Allora, Chicago è particolarissima, nel senso che
io ho avuto la fortuna di andare anche in America prima per conto mio, visitando alcune città come New York, Boston, Los Angeles, ma tra tutte le grandi città americane per me Chicago è nettamente la più bella, nel senso che nonostante sia una città che contando l'area metropolitana ha più di 15 milioni di abitanti, ha una vivibilità incredibile, non c'è traffico per le strade, piena di parchi, tantissimi locali e cose da fare, tutti i quartieri etnici particolari, quindi davvero da quel punto di vista lì penso sia tra le grandi città americane forse la più bella sia da visitare per qualche giorno ma anche proprio per vivere. Anche le opportunità sono tante. Le opportunità sono tantissime, anche perché è vicina alle montagne, perché è abbastanza vicino al confine col Canada, però è su un lago, sul lago Michigan, che è talmente grande che sembra un mare. Quindi io sono arrivato il 21 agosto e sono andato sulle spiagge del lago e sembrava di essere al mare da noi d'estate. Quindi c'è davvero qualsiasi cosa si possa desiderare. Non sappiamo se le spiagge siano belle o uguali, siccome se sono... Erano comunque belle. Vediamo, andiamo dall'altra parte dell'oceano invece, in Cina, che è completamente tutto diverso. Shanghai forse è una delle città un pochino più internazionali della Cina, però le differenze si noteranno sicuramente. Partiamo da come hai trovato casa e poi tutto l'excursus. Beh, diciamo che forse andare in America si può trovare casa subito perché si parla in inglese, andare in Cina è un po' più difficile perché firmare un contratto parlando in cinese con un'altra persona del luogo non è così facile, quindi fortunatamente il Politecnico pensa anche a questo insieme all'università laggiù, alla Tongji, e quindi siamo arrivati lì che abbiamo trovato chi ci poteva accogliere e una sistemazione subito, quindi era già tutto diciamo pronto. Poi una volta sistemati, magari per i mesi dettati dal contratto che si firma, si può anche cercare casa per conto proprio, magari dopo qualche mese, in modo tale da avere un po' più di indipendenza. La sistemazione che ci hanno trovato era all'interno di un campus. Anche qui questo campus era enorme, un po' negli anelli esterni della città di Shanghai, che praticamente è un mini stato da 20 milioni di abitanti. Che Chicago ne ha 15 milioni. Sì, diciamo, Shanghai è nella top 10 delle metropoli più grandi del mondo, quindi eravamo in un campus nuovo dell'università, un po' più verso l'esterno, quindi c'era molto più spazio. E anche lì c'erano tutti i servizi necessari per vivere senza mai preoccuparsi di andare in centro, quindi dozzine e dozzine di ristoranti, come potevano essere luoghi di svago come i karaoke, tantissime attività da fare, campi da calcio. Dei luoghi di svago cinesi ne vorrei parlare particolarmente perché non so come sia. Sì, è un altro mondo. E comunque stavo dicendo, anche le attrezzature sportive, palestra, campi da calcio gratuiti, e mentre noi eravamo lì stavano ultimando la piscina, che da come sembrava dall'esterno sarà enorme. Olimpionica. Probabilmente sì, perché loro se fanno le cose le fanno in grande e anche la piscina hanno deciso di farla all'altezza dell'università. Abbiamo vissuto in campus, quindi comodissimo per andare a lezione tutte le mattine. E ci muovevamo all'interno di questo campus che era così grande, ci muovevamo in bici per svagarci anche un po'. Avevamo comprato una bici online e ci siamo svagati un po' durante l'anno con questo mezzo. E poi ovviamente si può uscire dal campus, e quando si esce dal campus c'è un mondo, c'è tutto da scoprire. Delle volte uscivamo dal campus per andare a caso in posti a caso, poi fortunatamente adesso che abbiamo i cellulari col GPS in un modo o nell'altro si torna sempre indietro. Però poi, l'andata si fa senza guardarlo. Sì, sì, si va un po' a zonzo, ecco. E poi al massimo si prende un taxi, visto che si è in Cina e il costo della vita è un po' più basso, anche il taxi è un po' più accessibile, quindi in casi estremi si può anche chiamare un taxi e fare ritorno tranquillamente in campus. Ecco, è una città comunque modernissima, Shanghai. Sì, è una città con un'espansione a ritmi straordinari, e si nota quando ci si muove ad esempio in metropolitana, come coi mezzi, grattacieli altissimi, nuovi, in piena costruzione. Siamo arrivati che in alcune aree si vedevano i grattacieli che stavano a metà della costruzione, grattacieli di
centinaia di metri. Ti svegli e... il giorno dopo era finito. No, diciamo non proprio così, però siamo tornati che abbiamo lasciato degli edifici nuovi, già inaugurati, con già i primi inquilini. Poi ovviamente l'economia cinese, come sappiamo, è un'economia in crescita da anni e si nota proprio a vista d'occhio. E poi si arriva in centro, dove c'è anche il cuore storico della città, quindi si può anche assaggiare un po' della vecchia Cina, ma Shanghai è proprio uno degli emblemi della Cina moderna, dell'espansione dell'ultimo secolo, ecco. Anche, diciamo, un punto di vista diverso tra, diciamo, le tradizioni antiche cinesi e tutto quello che è venuto dopo. Sì, la presenza della tecnologia, una presenza della tecnologia capillare in qualsiasi cosa. La metropolitana è di una complessità disarmante, ma anche facile da imparare ad usare. È tutto organizzato in modo, diciamo, proprio cinese, cioè molto rigoroso. Poi ovviamente bisogna capire come funzionano i mezzi, però ci si muove tranquillamente. Magari le distanze sono un po' più lunghe, perché magari dal campus al centro si fa anche un'ora di metropolitana. Però sono distanze irrisorie rispetto alle altre che si fanno, ad esempio, per andare in un'altra città della Cina, che sono magari 10 ore di treno. Sì, non ci si pensa, però magari una città e l'altra è davvero troppo lontana. Cambiano totalmente le proporzioni, certo. Cioè, anche viaggiare diventa più difficile. Io non ve l'ho ancora chiesto se avete viaggiato, immagino che avrete un po' sfruttato l'occasione. Sì. Ad esempio, noi in Cina abbiamo saltato le vacanze natalizie, perché ovviamente si è in un paese diverso da quello italiano, quindi le festività religiose cambiano. Però abbiamo compensato con la vacanza del Capodanno cinese, che dura un anno. Un anno magari. Sarebbe bellissimo. Dura un mese, di solito nel mese di febbraio, e abbiamo viaggiato per un mese intero senza mai ritornare al campus. Andando dove? Abbiamo viaggiato nel sud-ovest della Cina, avvicinandoci un po' ai confini con i paesi del Vietnam, del Laos, e abbiamo viaggiato sempre in treno, a parte il viaggio di ritorno, e siamo arrivati fino a Hong Kong, sempre via terra, e quindi abbiamo visto... Siamo stati in posti sconosciuti, come in posti famosissimi, ma l'esperienza più grande è stata muoversi durante il Capodanno cinese, in cui c'è il più grande spostamento di gente nel mondo, cioè milioni di cinesi che tornano a casa durante queste vacanze, perché sono le vacanze più lunghe, quindi... E Shanghai deve essere un delirio. Shanghai si svuota letteralmente, perché tutti gli operai e i lavoratori che lavorano a Shanghai tornano a casa. Quindi siamo partiti come se fossimo dei veri e propri cittadini di Shanghai, e abbiamo viaggiato come se non ci fosse un domani, ed è stata un'esperienza unica, irripetibile, proprio profonda, ecco. Abbiamo viaggiato spalla a spalla con i cinesi, di tutte le classi sociali, di tutte le provenienze. È stato un'esperienza. Ecco, anche le classi sociali si sentono ancora tanto? Sì, ci sono i cinesi, diciamo, straricchi, e i cinesi che fanno gli operai da una vita. Le differenze si notano, ovviamente in una città come Shanghai si vede bene la contrapposizione, perché Shanghai sia un centro finanziario, economico importante, ma allo stesso tempo attrae lavoratori da tutta la Cina per le opportunità di lavoro che danno. Quindi c'è l'operaio medio e c'è anche il businessman ricchissimo con 2, 3, 4 fabbriche. Ecco, queste sono le opportunità di lavoro che ha portato la Cina moderna, diciamo. Sì. Tu invece in America hai detto che avevi comunque già viaggiato a Boston, New York, Chicago. Sì, abbiamo fatto, io con altri miei coinquilini, 2 viaggi. Durante le vacanze di Halloween siamo andati in Colorado e abbiamo visitato la parte delle montagne rocciose, le miniere d'oro della Corsa all'Oro. Ecco, forse anche una cosa un pochino più curiosa rispetto alle classiche mete turistiche americane, forse anche un pochino più particolare. Sì, infatti volevo già andare in Colorado da tempo, perché sono un appassionato di montagna. Vedendo alcune immagini delle montagne rocciose ho deciso di andarci assolutamente. Ho avuto la fortuna che un mio coinquilino ha deciso di accompagnarmi, e quindi abbiamo passato alcuni giorni, abbiamo affittato la macchina girando per le montagne, visitando appunto le miniere, andando a vedere i filoni d'oro come veri minatori.
E poi la seconda vacanza che abbiamo fatto, nel momento in cui sono finiti gli esami, abbiamo preso una cartina e visto che le cascate del Niagara non sembravano particolarmente lontane. Poi già che ci sia. Quando abbiamo scoperto che erano 1000 chilometri di distanza, comunque la macchina l'avevamo prenotata e quindi abbiamo guidato per un giorno intero per arrivarci, però ne è valsa davvero assolutamente la pena. Perché siamo poi riusciti anche a visitare Toronto, quindi siamo passati in Canada, abbiamo girato anche un pochino per il Canada e poi siamo tornati indietro giusto per prendere l'aereo. Ecco, l'America, noi prima siamo arrivati al discorso immigrazione parlando di Donald Trump, immagino che tu ti sei proprio vissuto il periodo delle elezioni, abbiamo parlato un po' anche l'altra volta nell'Argentina del clima elezioni in America, immagino che sia un putiferio incredibile, soprattutto adesso. Sì, assolutamente. Vabbè, speriamo in bene per quando torni, non si dice cosa vuol dire sperare in bene. Comunque siamo alla conclusione, ormai sì, siamo alla conclusione. È stato bellissimo, non saprei dire se consigliarvi di andare in Cina o in America, nel dubbio fate tutte e due, anche se non potete. Assolutamente sì, merita davvero sia la Cina che credo anche gli Stati Uniti. Assolutamente. Per cambiare un po' prospettiva, diciamo, vedere l'Italia anche da fuori. Esatto, anche quando torni comunque lo vedi poi da un punto di vista differente. Certamente. E ringraziamo Utman e Andrea. Grazie a voi. Grazie a voi. Valentina. Ciao. Io sono Roberto e in regia Simone Federico. La sigla. Your attention, please. And now the moment we've been waiting for.